Buonasera pubblico di OU, come state? Oggi sono lieta di avere con me nella nostra live settimanale due ospiti, Mary Durante e Vivi Morgan, che chiameremo per comodità Valentina. Ciao ragazze! Ciao. Ciao. Allora, vi introduco un attimino l'argomento della live della settimana e poi così do tempo anche alle ragazze di fare le condivisioni. E poi vi ricordo un paio di cose che riguardano l'associazione culturale, ovviamente. Allora, oggi parliamo di BDSM e letteratura. Oh, vedo che ci sono già i primi Oh. spettatori. Ciao Raffa! BDSM e letteratura. Se voi andate nel nostro archivio video su Facebook o sulla nostra pagina di YouTube, datemi un attimo che vi metto il link alla pagina di YouTube. Eccomi qua. In YouTube nella sezione interviste, mentre invece su Facebook nella data dell'11 dicembre 2020 troverete un'intervista a Mary Durante, ok? Per cui Mary è già stata ospite della nostra paginetta. E durante quella bella intervista che abbiamo fatto a Mary, andate a vedervela se non l'avete fatto, è stato affrontato tanto l'argomento del BDSM, perché appunto lei è una scrittrice specializzata in romance MM, che ha moltissime sfumature, i libri che scrive hanno moltissime sfumature relative al BDSM, per cui il pubblico era molto interessato e da lì è nata l'idea di fare effettivamente una live dedicata a quello che è il BDSM e la letteratura con i loro trope, ma anche con gli errori che vengono fatti in questo tipo di letteratura e che effettivamente ci fanno storcere un po' il nasino. Per cui parleremo di un po' di cose esatte e un po' di cosette inesatte, ok? Intanto saluto, c'è tantissima gente, mostro un po' di saluti del nostro Oh, meraviglioso che bello. pubblico. Ciao, quanta Ciao. gente, Tom. C'è anche Daniela. Sì. Ciao Daniela. Ciao Dani. Ciao. Ciao a Sara. Stasera col nuovo look. Eh sì, ho visto, sciantosissima. Ciao anche a Mara. Ciao. Ciao a Chiara. Wow. C'è molto Deluxe Lab ospite stasera, vedo. Ragazze, mi raccomando, non tiratevi indietro dal scrivere le vostre impressioni, tanto più che anche voi siete scrittrici molto appassionate nel romance, per cui a noi interessa sentire tutto quello che avete da dire. Bene, bene. Ciao Erika, ciao ad Alice. Allora, ricordo che siccome stanno andando moltissimi reshare della live, perché c'è già moltissima gente e per favore condivideteci, cerchiamo di arrivare in tanti perché sull'argomento c'è tanta ignoranza che io vorrei, insieme alle mie ospiti, cercare di sfatare, ok? Io ricordo che la pagina che ci sta ospitando è quella di OU Edizioni, che è l'associazione culturale di cui io sono la presidente. Io mi chiamo Manuela Soriani e vi ricordo che la campagna Tesseramento 2021 è appena iniziata, lasciatemi mettere un piccolo banner. Se volete tesserarvi nella nostra associazione culturale, la nostra associazione culturale ha ovviamente l'obiettivo finale di portare avanti cultura riguardo ai creativi. Siamo specializzati in fumetto, ma ci piace l'arte tutto tondo, per cui seguiamo anche moltissimi scrittori, grafici, designer, letteristi, traduttori, per cui insomma seguiamo il mondo a tutto tondo. Se volete far parte di questa nostra piccola realtà, a noi farebbe molto piacere, scriveteci un'email a OU, scritto AWE. edizioni@gmail.com. Lo vedete passare qui nel banner, vedete in questo momento. La vicepresidente, mia collega Francesca D'Assacco, nei prossimi giorni, se scrivete una mail al nostro indirizzo, vi manderà tutto il necessario per associarvi alla nostra piccola realtà editoriale. Per cui grazie a chi vorrà farlo, continuate a seguirci e insomma, grazie mille. Per tutti coloro che ci hanno condiviso questa sera e l'hanno già fatto, vi ricordo che non scrivete per favore i vostri commenti nel post delle condivisioni perché altrimenti non riusciamo a leggerli e non potete partecipare. Dovete cliccare il link che porta alla pagina ufficiale di OU Edizioni e commentare sotto il post della live dove vedete già moltissimi commenti dei nostri partecipanti. Detto fatto, finita la mia introduzione e adesso andiamo a recuperare un po' di saluti. Intanto vedo che Daniela è già, vedi, su piedi di guerra. Ah, sì. Ridere. Oh, Nakia, anche C'è lei, anche ovviamente. Nakia, Ah, ciao, che Nakia. temevo non ci sarebbe stata perché avevo visto che aveva problemi di rete. Ciao, Ah, Emma. sì. Avevo visto anch'io il post, sì. Ciao Emma, ciao Sonia.
Alessandra, ti chiedo dove sono i i capelli. tuoi Ma in realtà li ho sempre tenuti corti, solo che quando vivevo a Dubai non li tagliavo perché non trovavo un parrucchiere decente. Quindi quando sono tornata in Italia l'anno scorso li avevo Cambio. ancora lunghi. Spillette di Watchmen, fate E vedere non ci le siamo neanche spillette. accordate. Siete top. Eh sì, Sara conosce. Allora, beh, vedo che c'è già un sacco di gente, non dovevo neanche attendere tanto in questa live, per cui ragazze, entriamo subito nel vivo. Siete emozionate o siete tranquille? Emozionata, come Sì. sempre. Allora, decidete voi chi parla per prima o come volete, insomma, spartirvi le informazioni. Io introdurrò gli argomenti, cari i miei spettatori, e dopo invece le nostre ospiti ci daranno i loro pareri, ci spiegheranno un po' di cose relative a questo mondo così tanto usato nella letteratura romance, in particolar modo per noi, visto che siamo più esperte di questo campo, nella letteratura romance MM. Allora, intanto, che cosa significa la sigla BDSM? Vado io. Sì, vai pure, tranquilla. Allora, beh, BDSM è un acronimo che sta per sei diverse cose, quindi bondage, disciplina, dominazione e sottomissione e sadomasochismo, sadismo e masochismo. E racchiude un po' tutta l'essenza delle varie pratiche, che in realtà sono tantissime e con un sacco di sfumature diverse. Cioè, alla fine si è un po' abituati a pensare in maniera un po' stereotipata che BDSM è uguale dolore, uguale frustate, persone sadiche e persone masochiste. Io trafficando un po' con Wikipedia, Mary, ho trovato il glossario del BDSM. Secondo te, se lo linko potrebbe essere utile ai nostri spettatori? C'è un po' l'elenco di un po' di pratiche? Direi di sì, come un vademecum, giusto per dare un'occhiatina, magari chi già non sa cosa significano i vari acronimi. Ecco qui. Benissimo. Quindi è un mondo che è racchiuso in quattro letterine, racchiude molto di più come pratiche, ovviamente. Sì, Sì, non sono d'accordo. riguarda. Scusa, Mary. Vai, vale. Vai, vai. Sì, come diceva Mary, appunto, non riguarda soltanto la sfera del dolore, ma ci sono tantissime pratiche al suo interno, che appunto possono anche andare oltre quello che è, il dolore, perché non a tutti piace il dolore, però a qualcuno può piacere il BDSM in modo anche un po' più soft, diciamo. Quindi, per esempio, apprezzare la dominazione, ma non per forza il dolore fisico, giusto? Esatto. Sì, è molto Ok. psicologico, Sì, volendo. esatto, tanto psicologico, proprio questo bisogno anche di perdere il controllo, di lasciarlo a qualcun altro, ma non necessariamente voler provare dolore, ecco. Ok, qui perché c'è molta ignoranza sull'argomento. Io vi dico che automaticamente si pensa sempre al dolore quando si pensa al BDSM. È proprio un passaggio automatico perché nella cultura mainstream è rappresentato in quel modo, con la gente frustata, ok, o legata o appesa e cose del genere, candele e bla bla, per cui ovviamente viene Sì, sempre esatto. associato. Stanche buie. Esatto. Dungeon minacciosi, vestitivi Sì. di pelle. Esatto. Sonia ci dice, penso che sia più psicologico che fisico. Sì, diciamo che ci sono entrambe le cose e a volte può piacere una cosa, può piacere l'altra o possono piacere entrambe con diverse intensità. Perché come al solito ognuno ha i propri gusti e ognuno vive le cose a modo suo. Valentina, ti chiedo un attimo, che cosa significa essere un dom e che cosa significa essere un sub? Beh, allora, sicuramente parlo almeno per come la vivo io, insomma. Il sub sicuramente è una persona che sente, come dicevo prima, il bisogno di lasciare il controllo a qualcun altro. E quindi, oddio, sto bloccando un attimo. No, non ti bloccare se vuoi, se ti blocchi ti può sempre aiutare Mary. Grazie, no, scusate, ma è la mia prima volta, quindi sono un po' in ansia. No, vai tranquilla, stai serena.
Quindi dicevi il sup è una persona che desidera lasciare in un certo senso il controllo a qualcun altro, esatto, giusto? Almeno, esatto, per come l'ho vissuta io, perché ho avuto anche un breve periodo, diciamo, in cui ho voluto provare un po' a sperimentare, esatto. Certo. Mi piaceva appunto l'idea che qualcuno potesse avere il controllo su di me, quindi che io mi potessi lasciare andare. Ecco, quindi e dal punto di vista del dom, invece, cioè di chi prende il controllo, com'è secondo te? Oddio, allora, non avendo personalmente un carattere da dominatrice, diciamo, è un po' difficile per me entrare nel... Però anche per i personaggi che ho descritto, sia che siano state fanfiction o anche il recente libro che ho scritto con Mary, e l'idea appunto di avere potere su qualcuno, quindi il contrario per quanto del sub, è anche questo liberatorio in un certo senso, entrare nei panni di una persona diversa per un certo periodo, diciamo, in questo ambito che è appunto il BDSM. Sfatiamo anche un po' il mito del fatto che il dom è il figo e il sub è lo sfigato, perché questa cosa non è assolutamente vera ed è purtroppo un'altra delle cose che sono più diffuse. Sub uguale debole, ok? E dom uguale per forza forte, l'uomo tosto o la dom fortissima, tosta, che non deve chiedere mai, perché non è quello che succede nella realtà, nell'ambiente BDSM. Infatti possiamo avere dei sub estremamente forti che decidono nel momento in cui hanno questa scena, dopo parleremo anche di che cos'è una scena, con un'altra persona, in cui decidono effettivamente di lasciare a quella persona il controllo di quella situazione, ok? Ma non è detto che siano per forza deboli o sfigati. No, infatti, no, assolutamente. E tanto che comunque ci sono anche tante coppie, sicuramente chi ci sta guardando lo sa, ci sono tante coppie switch, per cui non è detto che il dom sia sempre dom e che il sub sia sempre sub. È una cosa, non ci sono dei limiti proprio ben precisi per quanto riguarda questo. E il sub può anche essere un uomo grande e grosso e il dom può essere un uomo androgino o comunque una ragazza minuta, o insomma, ci sono tantissime varietà in questa cosa. Infatti, a me piace, io personalmente ho il kink dell'uomo grande e grosso che ha tendenze sub, diciamo. Io sono molto d'accordo col commento che faceva Sonia poco fa, infatti lo riprendo, che sfatiamo anche il mito del dom uguale abusivo. Cosa si intende, Mary, per dom uguale abusivo in questo caso? Diciamo che purtroppo è un cliché molto presente in letteratura. Grazie 50 sfumature. Diciamolo pure, grazie a 50 sfumature di grigio, che è un libro che non affronta in modo corretto l'argomento ed è un po' una mezza schifezza, per cui insomma ovviamente non me ne voglia la scrittrice, ma è un libro che rappresenta il BDSM in modo davvero molto superficiale e non corretto. Ci sono moltissime critiche che potete trovare ovunque, per cui il nostro non è l'unico commento che sentirete in questo senso, e andremo a spiegarvi del perché questa cosa non è quello che vuole farvi credere chi vi ha venduto il libro, insomma. Sì, diciamo che può piacere o non piacere, lì si va sui gusti. Però oggettivamente il BDSM è trattato in maniera molto ignorante e con molte cose sbagliate, perché comunque ne dà una visione abusiva. Ecco, cioè, il dom abusivo è comunque un dom che si impone sul sub, non perché c'è stato un accordo prima, perché ne hanno discusso, c'è stato comunque un passaggio di potere totalmente consensuale e senza alcun tipo di coercizione. Cosa si intende per consensuale e senza coercizione? Cerchiamo di spiegarlo proprio in modo più terra terra per le persone che ovviamente seguono la nostra pagina OU, ma non sono dentro questo tipo di letteratura. Certo. Beh, il passaggio di potere tra una coppia che pratica il BDSM, in qualunque sfumatura si pratichi, deve essere una cosa totalmente consensuale, cioè ci deve essere la volontà di entrambi, perché la parte che si sottomette deve volersi sottomettere e deve voler cedere il proprio potere alla parte invece dominante. E questo deve avvenire con entrambi molto informati sulla cosa. Cioè, un dom abusivo, ad esempio, è uno che spiega a modo suo il BDSM e dice: ah, tu sei sub, hai tendenze sub, mi lasci fare,
io mi occupo io di te, se qualcosa non ti piace, non ti sta bene, dici la tua safe word, che è la parola di sicurezza, e tutto finisce. Ecco, questo è un modo molto superficiale di trattare la cosa, perché praticamente sta chiedendo un consenso alla parte sottomessa senza aver spiegato davvero i termini, aver saputo cosa vuole la parte sottomessa, aver espresso i propri desideri al riguardo e insomma aver dialogato, perché la cosa fondamentale nel BDSM e in tutte le relazioni è il dialogo. Nel BDSM soprattutto, proprio perché ci sono pratiche dove c'è uno scambio di potere e ci possono essere anche pratiche un po' più diciamo consistenti, un po' più estreme. Esatto, meno comuni, diciamo. Quindi ovviamente possono coinvolgere anche delle parti estremamente sensibili, ovviamente perché la coppia in questo caso, o le più persone che stanno partecipando, stanno cercando un certo tipo di esperienza da questa cosa, per cui è normale che vogliano e possano, se vogliono, spingersi un po' oltre a quello che è il classico, non dico sesso alla missionaria, però quasi, insomma. Sì. Esatto. E poi giustamente separiamo, perché ho visto molti commenti e sono molto esatti, separare quello che è la sfera del BDSM con sesso da quello che è la sfera del BDSM senza il sesso, perché troppo spesso si associa alla sessualità, all'atto fisico sessuale, questo tipo di pratica, ma non è sempre coinvolto. Ci sono persone che la vogliono vivere solo in maniera psicologica e totalmente platonica, che la vedono come uno sfogo, come può essere anche uno stile di vita, può essere un momento in cui appunto una persona non vuole più sentirsi responsabile e vuole avere qualcun altro che gli dia indicazioni, gli dia ordini, o viceversa. Una persona può sentire il bisogno di avere il controllo, sempre in maniera consensuale, su un'altra parte. E in tal caso può esserci tutta una serie di situazioni, di regole, di ordini, obbedienza e comunque tutte cose che di cui ci si accorda prima, insomma, che non vanno a toccare nulla di sessuale. Io personalmente tendo a legare le due cose, perché è una cosa che io trovo il BDSM molto sensuale, però è una cosa mia. So benissimo che c'è chi ne scrive e chi lo vive, separando profondamente i due aspetti. Chi magari ha una relazione totalmente vanilla, che è relazione d'amore, romantica, sessuale, con il o la partner, e però ha bisogno di fare BDSM con un'altra persona, ed è un BDSM del tutto platonico. Sì, alla fine sono dinamiche, siccome sono molto private, variano da persona a persona, come può essere il gusto per il cibo, scusate, banalmente. Ma è vero. Sì, è vero. Beh, anzitutto è molto psicologica come cosa, non è vero che si tende ad associarla al sesso, per molti, magari per tanti è così, però non è sempre così, è vero. Ok, prendo la nostra scaletta e vado avanti col prossimo argomento. Chi vuole parlarmi tra le due della differenza tra praticare il BDSM in modo circoscritto a certi momenti, cioè le cosiddette scene, e poi spieghiamo anche che cos'è la scena, e una relazione 24/7, spiegando anche che cos'è una relazione 24/7, ovviamente. Chi vuole? Nominaci. Vuoi provare tu, Valentina? Vuoi provare tu, Valentina? Beh, magari inizio io, poi magari se Mary vuole... Vuole ti do il cambio qualcosa. Quando vuoi. Parlami un po' di una scena. Che cos'è una scena e che cosa significa BDSM circoscritto? Allora, BDSM circoscritto praticamente è quando la coppia o le persone che sono coinvolte appunto nella relazione, perché può essere anche più di una, più di due persone, circoscrivono il BDSM all'interno di un dato momento può essere della giornata, diciamo. Per il resto della giornata si comportano in modo tranquillo, normale, diciamo, normale. Sì, tra virgolette, sì. Normale, quotidiano, sì. Diciamo. Quotidiano, esatto, perché la parola normale non è che mi piaccia tanto. E invece poi quando decidono, c'è un momento in cui decidono di entrare appunto nella scena che è BDSM, che può essere, non so, la sera dopo il lavoro, ma un momento della giornata, ecco.
Se invece si tratta di una relazione BDSM 24/7, quindi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, vuol dire che le dinamiche BDSM sono sempre attive anche nel corso della quotidianità, quindi non circoscritte in un dato momento. Quindi sono attive anche mentre io mi lavo i denti, io sono la sub, sono attive mentre mi lavo i denti, mentre mangio? Sì, allora non è una cosa che personalmente ho mai provato, però sì, praticamente le dinamiche sono sempre attive in qualsiasi momento, quindi sì, in qualsiasi momento si può avere un'interazione appunto sempre in ambito BDSM, proprio perché la coppia la vive 24 ore su 24. Sì, cioè è normale, un po' un attimo, ma è normalissimo, sì, che magari la parte dominante dia un ordine in qualunque momento della giornata e la parte sottomessa lo esegua. Esatto, o un po' sì. Sì, o che invece di sedersi al suo fianco gli si sieda o gli si inginocchia i piedi. Cioè, sono tutte dinamiche che accompagnano la giornata. Poi è chiaro che magari, anzi di sicuro, in una relazione realistica 24 su 7 parlano anche normalmente. Sì, però lo scambio di potere è sempre attivo. Non è separato da questa è la scena, c'è lo scambio di potere, per il resto della giornata siamo pari. La disparità di potere, sempre consensuale, è comunque attiva. E se posso, avevo visto un commento molto interessante di Sonia. E sì, lo vado a ripescare. Questo? Che, esatto, che purtroppo è una cosa che sinceramente mi dispiace e a volte mi ha rovinato le letture. Lasciamelo leggere per le persone che ci stanno ascoltando ma non riescono a vederci. Alcune volte, dice Sonia, ho visto autori confondere anche la questione di un rapporto 24/7, dando per scontato che la dinamica continui sempre, comunque ed ovunque. Esatto, questo mi dispiace, perché se non è presentata come una dinamica in cui lo scambio di poteri persiste anche al di fuori di una scena, non è normale che la parte dominante dia un ordine e si aspetti di essere obbedito. O che comunque faccia, si comporti comunque da dom o da master o da mistress, insomma. E che possa dare punizioni, che possa reagire come un dom a cui magari, non so, il sub ha disobbedito. Invece il fatto che il BDSM venga visto quasi sempre in quest'ottica qua, quando invece mancano le informazioni di base, è una cosa che mi rovina le lettere. Perché mi dà fastidio, nel senso che mi immedesimo ed effettivamente mi vengo a dire ma scusa, la scena è finita 8 ore fa, com'è che adesso tu mi dai un ordine e ti aspetti di essere servito e riverito quando non stiamo facendo una cosa 24 su 7? Mm-hmm. E mi immedesimo nel sub o nella sub e mi fastidisce. E al tempo stesso mi viene da dire ma che dom sei, cioè se vuoi applicare questo tipo di dinamiche devi esserne consapevole e deve esserci un tipo di rapporto che comunque esula dalle scene e che deve essere appunto un 24 su 7 o comunque una cosa molto simile. Mattia dice, è una mia impressione, in inglese c'è un lessico consolidato ma in italiano non così tanto. Eh no, è vero. Sì, è vero. Quello sicuramente sì, anche perché come per tante cose abbiamo importato molte parole dall'inglese. Soprattutto per terminologie, per cose un po' più recenti, un po' più come il BDSM, è una cosa che è stata introdotta più di recente, e quindi abbiamo importato le parole dall'inglese, anche se in realtà è sempre esistito anche in Italia, solo che prima non c'era un lessico comune. Diciamo che l'inglese serve come lessico comune per tutti quanti. Davide dice, perché in inglese la cultura BDSM ha radici profonde dagli anni 40, in Italia sono solo pochi anni che ne parliamo e ne facciamo cultura. Esatto, esatto, sicuramente c'è sempre stato, ma è sempre stato un po' molto di nicchia e molto nascosta come cosa. Invece negli ultimi anni, essendo un po' esplosa, comunque anche grazie anche a internet, perché bene o male... E allora il lessico è entrato un po' il lessico inglese è entrato un po' in tutto il mondo, dappertutto, secondo me. Poi invece di
di top si può dire attivo o bottom, si può dire passivo, però sicuramente è più comune dire top bottom. Mm-hmm. Certo. Cerco di stare dietro ai commenti come posso, ragazzi, ma sono davvero tanti oggi, per cui cercate di avere pazienza se non riesco a dare a tutti lo stesso risalto. Sappiate che mi sto leggendo con grande passione. Nel frattempo introduco, intanto chiedo al pubblico, vi chiedo, c'è qualcuno, vedo che ci sono tante persone che sono interessate, che sono già molto consapevoli della materia in questa live tra le persone che ci stanno scrivendo, ma c'è qualcuno tra coloro che ci stanno ascoltando che è un po' spaventato da questo tipo di cultura? C'è qualcuno di voi che è un pochino fuori dal collo rispetto ai commenti che stiamo avendo? Non abbiate paura a scrivere la vostra impressione, perché ci interessa sapere il vostro punto di vista. E nel caso spiegateci che cos'è che vi inquieta, se c'è qualcosa che come idea vi disturba. Io invece vi chiedo torniamo un attimo sull'argomento letteratura, perché principalmente ovviamente con la nostra associazione culturale ci occupiamo di fiction e derivati, per cui torniamo all'argomento della live principale, che è BDSM e letteratura, ok? Ma anche lettura, perché ovviamente voi siete autrici e scrivete, ma ci sono dall'altra parte moltissimi persone che ricevono il vostro libro, i lettori, e lo assaporano. Io vi chiedo, secondo voi, come mai si è sdoganata così tanto questo tipo di letteratura? Perché ci sono così tanti lettori che la cercano? Perché ce ne sono tanti, non possiamo dire di no. Si è molto, molto aperto il mercato. Secondo te, Mary, tu che scrivi davvero tanto di questo argomento, perché? Beh, si è un po' sdoganato l'argomento. Ok, diciamo che è ancora visto malissimo in certi ambienti, però se ne parla molto di più. E è stato uno dei meriti di 50 sfumature di grigio e seguiti. Perché è vero che c'erano altri libri che comunque ne parlavano prima, però non hanno mai avuto un impatto così, così consistente e soprattutto così su larga scala. Perché comunque bene o male lo conoscono tutti. Cioè, perfino mia mamma, che non legge queste cose, lei mi ha detto, una mia amica mi ha raccontato di questo libro bellissimo, cosa ne dici, lo prendo? No, però ecco, però è un libro che conoscono più o meno tutti, almeno per sentito dire, ed è una cosa che ha inciso tantissimo nell'ambito culturale e nel creare curiosità anche riguardo a questo tipo di tematiche, che poi comunque, a dirla tutta, cioè il troppo dell'uomo alfa dominante, tutto vecchissimo, ed è una delle fantasie più gettonate presso soprattutto le lettrici, perché comunque si tratta, finché è romanticizzato in un certo modo, si tratta comunque di un argomento molto più in voga presso lettrici piuttosto che presso i lettori. E quindi penso che con l'avvento di 50 sfumature si sono unite un po' le due cose. L'amore per l'uomo alfa dominante che non deve chiedere mai, che però perde la testa per la protagonista, e la curiosità per qualcosa di più piccante, diciamo. Anche perché il BDSM, come è stato mostrato in 50 sfumature, viene visto come qualcosa di più piccante, non particolarmente approfondito, privo di buona parte della psicologia, che secondo me è la cosa migliore e più intrigante del BDSM, però comunque aveva quella vena di sensualità e di tabù anche, che ha intrigato molto. E quindi ha spinto le persone che leggevano questo tipo di libri a volerne di più, a volersi informare, a voler cercare altri tipi di letture, favorendo così il mercato. Ho una domanda invece per i nostri spettatori che invece praticano il BDSM, e volevo chiedervi, vi sentite in qualche modo offesi o travisati da come viene effettivamente inserito, anche con moltissima superficialità abbiamo visto, quello che è una vostra passione ed effettivamente un qualcosa in cui siete esperti, che viene preso e manipolato da persone anche che non ne sanno così tanto fino in fondo, ma vanno per stereotipo? Siete infastiditi dalla cosa o siete comunque contenti che in qualche modo diciamo abbia aperto un pochino di più gli occhi alle persone questo tipo di letteratura? Fatemelo sapere, perché sono molto molto curiosa. Comunque, scusa, ma non stavo guardando il commento di Davide.
Sì? Concordo, esatto. Cioè, Davide dice, scusa un attimo, Davide dice perché le fantasie di dominazione e sottomissione sono fantasie molto comuni nelle persone e un libro permette di viverle senza vergogna essendo leggere una cosa privata. Sì, condivido molto. Sì, è vero. L'avevo visto anch'io quel commento, infatti. È proprio una questione di... il fatto di poter finalmente leggere qualcosa che è appunto il nostro, quello che ci piace, sicuramente ha aiutato, ecco. Quindi molte persone non praticavano BDSM, ma avendo trovato finalmente qualcosa su cui sfogare i desideri, anche solo la lettura è sufficiente. Sì, perché noi dobbiamo metterci comunque nei panni anche della signora che magari è sposata da 20 anni con suo marito, che scopre che c'è questo tipo di attività e magari non sa bene come cominciare a farlo, magari le intriga davvero in modo profondo l'idea, ma non è che poi vada Giovanni, sì, e gli dice: Giovanni, ti va domani che proviamo di legarmi, di legarmi al letto, esatto, e darmi 19 sculacciate a tutta mano. Magari il signor Giovanni si spaventa, per cui è anche possibile che effettivamente le persone inizino a capire anche chi è fuori da questo tipo di ambiente, che magari si possono fare cose un pochino più frizzantine, diciamo, nell'ambito della coppia, della coppia o più, diciamo. Allora, introduciamo un po' l'argomento, Vale, se ti va, parliamo di che cos'è una safe word, ok? A che cosa serve? Perché è stata nominata prima, ma ovviamente come sempre parliamo di persone che di BDSM non ne sanno niente. Ok, allora la safe word rientra appunto in quel dialogo che si ha prima di cominciare una relazione BDSM. Il dom e il sub stabiliscono insieme una parola, safe word, con la quale si può interrompere in qualsiasi momento la sessione. Quindi magari è in corso una sessione in cui ho visto del dolore, se il sub sente che il dolore che sta provando è troppo e va oltre quello che sono i suoi limiti, può dire la safe word e in quel momento il dom si ferma. Questo è un esempio di come... Quindi è uno stop. È come dire rosso, diciamo. Esatto, sì, diciamo di sì, sì, sì. Quando si arriva al limite... Scusate, questa la chiedo io fuori dalla mia scaletta. Si usa ancora la terminologia rosso-giallo e verde, quello del semaforo, che era quella che conoscevo io? Oppure non si usa più? Dipende dalle cose. Mi trovi impreparata, sinceramente. Ok. Io non so. C'è chi lo usa e chi no. Chi magari usa una sola safe word, chi ne usa più di una, ma diverse, a ognuno il suo, insomma. Sì, perché ovviamente, sapete, c'è anche il... No, non voglio provare assolutamente, sono spaventato, ma c'è anche il tentiamo ma, ovviamente, perché non è... È sempre molto vago, ovviamente, quando il dom prova cose nei confronti del sub, per cui ovviamente immagino che, appunto, in certi tipi di dinamiche ci siano varie sfumature del fatto fermati o... Forse fermati, ok? O rallenta, tipo. Esatto. Sì, anche vero. Rosso è proprio fermiamo tutto e smettiamo tutto quello che stiamo facendo. Di solito poi ci può essere magari il giallo, che è un non di più, o un rallenta. Non finiamo tutto, però la cosa mi sta turbando, non mi sta piacendo. Ecco. Che poi può essere pronunciata da dom, dal sub, ma anche dal dom, perché comunque... Ho notato che c'è anche questo triste stereotipo che la safe word è esclusiva del sub. Ma non è solo il sub che può trovarsi a disagio, può fare qualcosa che non gli piace, o può semplicemente trovarsi in un momento in cui emotivamente la cosa non gli sta bene. È una cosa che può succedere anche al dom. Certo, ovviamente, sì, come dicevamo prima, togliamoci dalla testa l'idea dell'algido dom stronzo, esatto, o dell'algida dom stronza, e pensiamo che ovviamente sotto la figura di chi sta dominando c'è un essere umano con tutti i problemi e la vita di qualsiasi essere umano, sì, ok? Esatto. Allora, infatti avevo visto prima un commento, all'inizio ancora, qualcuno aveva commentato riguardo sull'uso della safe word da parte del dom, sì, l'avevo visto.
L'avevano fatto, ma adesso ripescare perché ce l'ho davvero moltissimo. Molto complesso stasera. Allora, Mattia chiede: domanda per tutti, ma non è che 50 sfumature di grigio ha fatto tanto successo proprio perché mostra come trasgressive, cose abbastanza blande, come ti do sei sculacciate, e quindi fa sentire il lettore molto più grande amatore, anche se fa cose normali? Secondo me sì, anche quella. Ecco. Anche secondo me. Anche mi spiace. Purtroppo la gente che non capisce e giudica, magari ignorando in toto l'argomento, si trova sempre. Vado a leggere un po' di commenti perché sono davvero tanti, così ci mettiamo al passo. Allora, Sara dice: però come troppo lo trovo poco realistico, affascinante, almeno per me, il Dom incrollabile, enorme, eccetera, il sub remissivo, sempre comunque debole, eccetera. Quando Dom e sub invece mostrano rispettivamente debolezza o forza, o comunque sfumature più variabili, umane in pratica, è molto più bello, coinvolgente, più vero. Ecco, sì, perché un conto sono i personaggi dei libri, signori, un conto è come sempre persone a 360 gradi. Che poi francamente è una delle cose che mi piace rappresentare di più anche nei libri, o di cui mi piace leggere di più, quando vedo personaggi complessi, ben caratterizzati, e non un personaggio la cui caratterizzazione è il Dom o il Sub. Ambra dice: un pochino sì, come Dom faccio fatica ad apprezzare certi culti, soprattutto per il rischio che qualcuno cerchi di applicare qualcosa di letto senza poter sapere che è sbagliato. Poi in senso stretto, più che offendermi mi preoccupa, dice, e anche giustamente, aggiungo io. Sì, se non sbaglio con 50 sfumature c'era gente che è andata in ospedale perché seguiva certe pratiche. Ma certo, per forza non puoi fare cose a caso provando, rischi davvero di farti del male. Margherita, ma è molto importante sicuramente sapere quello che si sta facendo, non basta leggere un libro su BDSM per praticare. Sì. Non è che leggo un libro su BDSM e il giorno dopo mi metto qui a fustigare Mattia a sangue nella nostra camera da letto a caso, voglio dire, forza e coraggio, cioè, anche nei confronti di mio marito, poverino, non penso di voler uccidere, però insomma, o fargli del male da portarlo in ospedale. Margherita dice: molto infastidita, perché comunque ok che appunto se ne parla di più, ma se ne deve parlare male, è travisato, è scritto male e con una profonda ignoranza, ma la mala informazione non è informazione, servirebbe qualcosa di più coerente con la realtà. Hai ragione, la penso sì. Esattamente così. Sì, poi appunto il BDSM, parlandone in questo modo sbagliato, parlandone male, e poi le persone che non lo conoscono tendono a pensare che sia una cosa negativa, quindi associano il BDSM a persone violente o desiderose di violenza, quando in realtà lo sappiamo, non è vero, non è così. Raffaella dice: infastidita, alla fine messaggi come quello di 50 sfumature possono mettere in pericolo ragazzine. Nel BDSM la parte più importante è la sicurezza. Bisogna avere fiducia della persona a cui ti affidi. Di sicuro uno stalker non tanto a posto con la testa, pure se ricco, non è un buon esempio. E la massa pensa che il BDSM sia quello. Sì, per favore, non comprate auto senza il permesso della persona, non vendete la vecchia auto, non comprategli dei portatili, chiedete il permesso, il consenso alla gente. Grazie. Davide dice: il problema è stato doversi confrontare con tantissime persone che si credono dominanti o sottomessi perché pensano che quello è il BDSM. Laura dice: i libri permettono alle persone di scoprirsi, di scoprire nuovi gusti o desideri e magari di sfogarli. Infatti non sempre all'interno di una coppia entrambe le persone sono interessate al BDSM. Sì, quello effettivamente è una cosa, come dicevamo prima, la moglie con il marito Giovanni, magari a lei può piacere, però non può pretendere sicuramente che il marito possa assecondarla, e quindi la lettura diventa uno sfogo a quel punto. Ah, ecco, vedo che Davide mi conferma che si usa ancora rosso per fermare, giallo per segnalare un rischio e verde per vai avanti così. Io non uso il verde, dice lui, ma è una scelta personale. Ok, certo, giustamente, anche perché vai pure. Voglio dire, è il sottointeso se non usi gli altri due. Sì, però a volte c'è bisogno comunque di avere una conferma. Il feedback, dice giustamente. Soprattutto in certe pratiche, quando magari sono molto impegnative, anche a livello emotivo, perché comunque c'è questa idea molto stereotipata del Dom che fa quello che vuole, lui se la gode e frega nulla. Finché il sub non dice la safe word, tutto ok. Invece il Dom ha un'enorme responsabilità, è molto impegnativo fare il Dom o la Dom.
Nakia dice: una safe word può essere usata anche in una semplice scena di bondage senza dolore, magari già praticata molte volte, ma anche in quella giornata, magari a causa di uno stato d'animo imprevisto, il sub o il dom non sono nella condizione mentale nemmeno di affrontare una scena, una sessione semplice. Comunque esatto. Sì, diciamo, sì. Poveri dom. Esatto. Ecco. Sì, Dani, è vero. A me piace da leggere. Diciamo che non è tra le mie preferitissime, però è una che apprezzo molto. E volevo riallacciarmi a un commento, mi sembra di Erika, ma potrei sbagliarmi. Sì, dimmi pure poi vado. È molto indietro, che diceva che il dom non è solo quello che vuole dominare, ma è anche quello che vuole prendersi cura. E a me piace tantissimo. È una cosa che mi piace molto, diciamo, da leggere e da scrivere, e lo ricerco molto. Trovo che sia molto intenso avere un dom che non è io domino perché io mi sento migliore di te, tipico dom abusivo, ma è il io voglio prendermi cura di te e voglio darti piacere, voglio farti stare bene, che sono i dom di tipo nurturing, quelli che esulano un po' dal sadismo, ecco, mettiamola così. Se sentite rumori, ho il cane topo qua che vuole partecipare. Il cane topo. La cane topo. Vedi, era di Raffaella il commento. Ecco, ma sì. Mi sembra che erano più persone, perché mi ricordo anche, sì, quello di Raffa, ma anche un altro commento. Ancora verso l'inizio, ma state commentando in tantissimi, tutti sì, commenti siete, interessanti. Siete molto interessanti stasera, grazie mille anche per quanto state partecipando, rendendo questa live molto più vivace, lo apprezziamo tutte quante. Faccio una pensione, che ne torno subito. Sì, nel frattempo io leggo l'intervento di Laura che dice, per esperienza, per persone le persone abusive sono decisamente diverse da un dom-dom. Il consenso è la base di tutto, ribadisco, magari far capire al lettore che il BDSM non è controllo maniacale in senso unico e che il dom o la dom non sono persone folli che ti controllano il cellulare e ti impediscono di vedere gli amici e uscire da sol. Parole sante. Assolutamente. Queste che descrive sono persone abusive, non c'entra assolutamente niente con il BDSM. Daniela, sono ora molti amanti del cane topo. Comunque, cane topo. Allora, vediamo un po' dove siamo arrivate nella nostra scalettina. È vero, chiedo al pubblico una cosa, vorrei sapere da parte vostra, nell'ambito delle varie sfumature che ha il BDSM, non intendiamo le 50 di grigio e rosso e tutti quei colori lì, intendo, ma nelle varie possibilità che ci sono nella lettura BDSM, quali sono i generi di libri in cui amate di più perdervi, lasciare andare avanti la fantasia e farvi completamente rapire? Se volete potete anche scrivermi titoli e autori dei libri che vi sono piaciuti di più e consigliereste ai nostri spettatori. Li faccio passare senza leggerli, ok? Di modo che chi guarda la live si possa segnare poi un po' di titoli anche riguardandola, mettendo in pausa, eccetera. In questo modo facciamo anche un po' di pubblicità a tutti gli scrittori che considerate bravi o comunque interessanti. Allora, adesso intorno alle mie amate ospiti. Parliamo di trope e temi più usati e abusati nel mondo del romance in letteratura riguardo al BDSM. Scegliete pure voi chi ne vuole parlare. Ma se vuoi iniziare Mary, che sicuramente è a livello di scrittrice è più esperta di me. Va bene. Allora, beh, al di là di questi stereotipi un po' dannosi del dom che non deve chiedere mai, e il sub che quello che gli arriva gli va bene, perché tanto gli basta che qualcuno gli faccia qualcosa. Diciamo che ho notato che ci sono molte relazioni BDSM in cui una delle due persone ha un trauma e il BDSM magari può aiutare come metodo di coping. Oppure quando uno dei due inizia l'altro al BDSM, che tra l'altro è una cosa che mi piace, perché è una cosa che succede abbastanza spesso anche in real life, diciamo. Poi a livello di
troppo generici. Penso che alla fine ci sia, non ci sono tantissimi libri sul BDSM, soprattutto non scritti bene, che esulino da 50 sfumature, però c'è un'ampia varietà. C'è anche chi tratta il BDSM come una cosa molto sensuale e per gestirla un po' in ambito sesso più che in ambito relazione di coppia. E va benissimo anche quello. Scusate, apro un attimo il cane topo. Rispondo un attimo velocemente a Davide. Certo che puoi proporre il tuo libro, Davide. Anzi, benvenuto e facci sapere che cosa hai scritto. Eccola. Ti metto in lista, sappilo, ti metto in lista e ti leggo, eh. Ok, dimmi invece, anzi tu, Vale o tu, insomma Mary, proviamo Vale, dimmi invece i temi che ritieni abusati e ti hanno un po' stufato, sii un po' coraggiosa, dai. Oh, i temi abusati. Ma sicuramente, come abbiamo già parlato prima, io non sopporto di vedere i sub troppo deboli e i dom troppo forti, perché è una cosa che non mi piace, a me piace vedere dei personaggi descritti a tutto tondo, ecco, e quindi questo genere, questa cosa non mi piace. Poi c'è appunto la tendenza, per chi non è informato, nel cadere appunto nella schiavitù, a volte si confonde la schiavitù con il BDSM, quindi la mancanza del consenso. A me non proprio non. Descrivono come BDSM qualcosa che in realtà non è. Però. Brava, facciamo una differenza, però, perché non tutti gli autori lo fanno. C'è una differenza tra slavery e BDSM. Spiegaci la differenza tra appunto gli schiavi e il BDSM, sono due cose molto diverse. Sì, gli slavery, innanzitutto, non c'è il consenso dalla parte dello schiavo, è proprio uno schiavo nel vero senso della parola. Invece, nel BDSM lo schiavo viene chiamato schiavo, ma a seguito di un accordo fra le due parti. Questo è molto importante fare questa distinzione, sicuramente. Sì, se posso intervenire, anche nelle relazioni più strette, più 24 su 7 del BDSM, c'è la parte sottomessa, che sia schiavo o sub, che può sempre dire la safe word e può smettere tutto. Resta sempre la questione che dura finché va bene entrambi. Esatto, sì. Ecco, una cosa che nella slavery chiaramente non ci può essere. Dici tu che cos'è un argomento abusato che ti ha un po' rotto le scatole? Poi lo dico anch'io, Mary, non mi tirerò indietro, sarò coraggiosa. Dimmelo anche tu. Francamente, l'uomo di successo che è al picco della società, che ovviamente è dom, mentre il ragazzo più giovane inesperto o la donna, la ragazza più giovane, inesperta, che magari non ha un gran lavoro, non ha un grande successo nella vita, che ovviamente è sub. E sì, mi sembra un po' abusata come cosa. Non è che il dom debba essere dominatore, diciamo, anche nella vita, persona di successo, persona che è piena di sottoposti, che fa il bello e il cattivo tempo, che c'ha i milioni. Anzi, a volte, spesso, è anche chi magari nella vita ha un ruolo di grandissima responsabilità che sente il bisogno di uno sfogo e di lasciare il controllo ad altre persone. Quindi, sì, quello mi ha un po' stufato. Diciamo che c'è molto di più negli FM, nei romance etero, piuttosto che negli MM, questa cosa qua. Perché negli FM raramente è la donna a essere la parte dominante, e anche questo. Capisco che non piaccia tanto quanto il contrario, però dopo un po' mi stufa. Sì, è un po' sicuramente uno stereotipo il fatto che la donna debba essere la sottomessa, insomma. Più domme, femmine, forza, signori scrittori, scrivete di più domme, femmine, ci piacciono. La cosa che non sopporto io di questo tipo di letteratura, che mi ha proprio annoiata ormai come lettrice, parlo quindi non come,
come persona del settore, ovviamente, è il fatto della, dei dom e delle dom belle e belli, bellissimi, proprio fuori di testa, che ti tolgono il fiato. Ho bisogno di leggere più libri con persone con cui posso rapportarmi un po' di più, perché è vero che il romance è fantasia, è vero che devo ovviamente trasportare la mia fantasia all'interno del libro, però mi piacerebbe che ci fossero anche, per esempio, più romance dove c'è il sub che è più bello del dom, più affascinante fisicamente, nel senso proprio a livello anche di prestanza fisica, che è una cosa che manca. E voglio leggere appunto più cose con persone più normali. So che è difficile dirlo e so che è particolarmente fuori luogo dirlo nell'ambiente romance, perché nell'ambiente romance la gente, il lettore medio, vuole leggere di gente bella. Sì, quello è vero. Vendi meno se scrivi di gente comune, questa è la verità, per cui è per quello che gli scrittori non lo fanno, anche secondo me. Sì, però la cosa del sub più bello del dom la provo, che tra l'altro sì, è una cosa che leggo e di cui abbiamo scritto anche io e Vale alla fine. Sì, infatti Mary sa bene che a me piacciono gli orsi, ma non perfettamente con il fisico perfetto, ecco, a me piace la anche pancetta. Un filo di pancia. Quindi, però ovviamente in un romance non puoi inserirlo. È molto difficile mettere la persona con la panzetta, ma a me l'orso con la panzetta e la striscia di cuoio mi piace, scusate, faccio con un po' di sano pelo, mi piace, cioè mi piace l'uomo e mi piace anche la dom con il sedere largo, non per forza con la pancia piena di addominali. Se voglio una dom donna, mi piace avere una curva sotto le dita, voglio dire, per cui questo è il mio parere, ovviamente, come lettrice. Sì. Poi, dal punto di vista del marketing, capisco che questo no, sia molto difficile da applicare. Beh, sicuramente ai dom e alle dom viene associata appunto una certa prestanza fisica, e quindi di solito vengono ritratti sicuramente belli proprio per associazione. Però non è necessario che sia così, a mio parere, poi, insomma. Proprio come dicevi tu prima, Manu. Sto recuperando un po' di messaggi nel frattempo. Andiamo a pescare. Abbiamo quasi finito la nostra scaletta, quindi dopo chiederemo al pubblico se vuole parlare di qualcos'altro, ma vedo che siamo a buon punto. Tante cose sono state affrontate anche grazie a voi, del pubblico, che avete introdotto davvero tanto, tanto materiale. Vedi, mi dice Daniela, per Manu Bai personaggi belli, bellissimi, sono in generale un trope del romance, sì. Lo sono, e infatti è per quello che ho detto che avrei parlato senza peli sulla lingua. Io stesso, quando disegno i personaggi per i miei fumetti, faccio molta fatica a disegnare personaggi non belli, perché so che vendo di meno, cioè, grazie, abbiamo scoperto l'acqua calda qui, eh. Sì, e infatti io e Vale abbiamo tolto la pancia al nostro dom. Sì, purtroppo sì. Mi sa che abbiamo glissato, forse. Sì, però abbiamo proprio glissato, perché abbiamo scritto pance. Vedi, vorrei più realismo, dice Laura, più pancette, più tette piccole e insignificanti, più culi normali, più domme che sono tali e intrigano per le loro capacità, non perché sono modelli, perché è verissimo che nella realtà ci sono persone che hanno un aspetto molto comune, ma un magnetismo emotivo e proprio di persone a livello empatico che sono fortissimi, e non c'entra niente con l'essere con la barba tagliata esattamente lunga 3 mm, gli occhi di ghiaccio, i capelli tirati indietro e rasati dietro, non c'entra proprio un bel niente con tutto questo, o il petto slisciato e tutto depilato. Anzi, ci sono persone che hanno dei magnetismi fortissimi, è una dominazione fortissima. Come ci sono appunto dei sub che sono persone possenti, quindi con un corpo grande e grosso che potrebbe alzare chiunque, che in un determinato momento hanno bisogno di essere deboli, di avere il privilegio di poter essere fragili e essere dominati, che ne so, da una donna di 47 kg. Sì. Allora, introduco, vediamo cos'altro c'è qui nella nostra bellissima scaletta. Abbiamo parlato tanto di abuso romanticizzato, cioè, secondo voi abbiamo esaurito l'argomento, c'è qualcos'altro da dire, ragazze, vi chiedo? Mi sa che abbiamo detto abbastanza, perché anche secondo me siamo a posto. Io chiedo invece, siccome so che nei libri di Mary c'è, voglio chiedere che cos'è il subspace e se esiste o è una leggenda metropolitana dei libri.
esiste e è questo stato di euforia dovuto fondamentalmente a endorfine e anche alla psicologia del momento, in cui la parte sottomessa praticamente raggiunge la pace. Non è che sia proprio un distaccarsi dalla realtà vero e proprio, però sono sensazioni tanto intense, piacere, a volte dolore, o semplicemente proprio l'essere la sottomissione in sé, che in pratica diventa quasi troppo. E quindi la parte sottomessa diventa molto, molto vulnerabile, poi è diverso e varia da persona a persona, anche a livello di intensità. Però è questo stato di benessere in cui o affiora del tutto la sottomissione o semplicemente il sub o la sub è contento di rimanere lì, di obbedire, di farsi fare cose dal proprio domo o dalla propria donna. Ed è un momento anche di grande vulnerabilità. Stavo guardando i commenti. Sì, anch'io. Esatto, bravo Davide, stavo per dirlo anch'io, il down space, che effettivamente è una cosa che penso di non aver mai trovato nelle letture romance, intendo. Neanch'io, mi piacerebbe moltissimo leggerne, lo adorerei, lo adorerei. Io ammetto che ci ho un po' accennato, però senza grosse spiegazioni di fondo, e volevamo metterlo anche con Vale in uno dei seguiti. Però effettivamente c'è il down space, perché come il sub ha questo stato molto molto intenso, c'è anche il dom che ce l'ha quando è molto coinvolto. Ed è anche uno dei motivi per cui è tanto importante l'aftercare, perché bisogna poi tornare a uno stato emotivo e razionale normale. E dopo sensazioni tanto intense, dopo una scena tanto intensa, sia per il sub sia per il dom, c'è bisogno di un momento in cui ci si prende cura l'uno dell'altro a vicenda, in cui il sub ha bisogno magari di qualcuno che lo rassicuri, che lo faccia stare bene, lo coccoli, ma anche il dom ha bisogno da parte sua di assicurarsi che il sub stia bene, di E qui ci assicurarsi che allacciamo tutto bene. al concetto di aftercare, ok? Che è un concetto molto importante che andiamo a spiegare che cos'è per chi non l'ha mai sentito o l'ha sentito, ma non ha la più pallida idea di che cavolo sia, giustamente, con tutte queste paroline belle ma inglesi che abbiamo nella nostra bella lingua, come si diceva sopra. Però in italiano Vale, non c'è. no, non c'è. Vale, dimmi, spiega tu al nostro pubblico di OU che cos'è l'aftercare. Beh, l'aftercare, appunto, come dice la parola che è sempre in inglese, prendersi cura dopo la sessione, appunto, o la scena. Il dom e il sub si prendono cura l'uno dell'altro per rientrare, come diceva anche Mary, in uno stato di normalità, quindi per uscire dai ruoli che avevano fino a poco prima, ecco. E sicuramente, appunto, il sub avrà bisogno di ritrovare un po' il controllo di se stesso, e lo stesso vale anche per il dom, poi soprattutto anche se si è raggiunto il subspace o il dom space di cui parlavamo prima. Sono degli stati emotivi molto forti che poi hanno bisogno sicuramente di questo aftercare per poter ritrovare un po' il terreno sotto i piedi, diciamo, ecco, si potrebbe dire così forse. Se posso aggiungere una cosa, per me è molto importante anche perché di solito nel BDSM si scava molto nei sentimenti e nelle sensazioni delle persone. Quindi una scena di BDSM in cui magari ci sono state cose molto intense, c'è tanta fragilità che emerge e c'è bisogno dell'aftercare anche per assicurarsi di ricostruire le proprie difese dopo un po'. Sì, è un po' come se durante la sessione ci si fosse scoperti, ci si fosse esposti, e quindi si ha bisogno di tornare un po' nel proprio guscio, diciamo, si potrebbe dire anche così. Sì, perché ci si apre molto in tutti i Sì. sensi possibili, per cui ovviamente hai proprio bisogno di avere un attimo in cui effettivamente raggruppi te stesso, ritrovi te stesso, Sì, lo rimetti insieme. esatto. Sì, è un concetto che a me piace molto, anche nei libri. Mi piace che l'ho reso bene perché è un momento molto
molto dolce, molto, è molto intenso a livello emotivo, soprattutto se viene dopo una scena particolarmente intensa, è proprio come un rilascio, diciamo. È bello, mi piace molto leggere dell'aftercare, se fatto bene. Davide nomina una cosa molto interessante, vado a leggere un suo commento, e dice: il pericolo anche del dom drop, quando le emozioni sono così forti che ti senti completamente svuotato. Perché ovviamente dovete sempre considerare che il dom o la dom ovviamente sta esercitando un potere molto forte su quest'altra persona. Il senso di responsabilità che prova questa persona è molto forte, per cui ovviamente tutto l'impegno che mette per cercare di trovare il perfetto equilibrio tra se stesso e l'altro, che gli ha dato la macchina in mano, gli ha detto guida tu, portami dove ti pare, eccetera, ovviamente lui ha la responsabilità di fare entrambi un viaggio che sia piacevole. È lui quello che ne porta di più il peso, per cui è necessario che anche lui abbia non solo la possibilità di parlare bene dopo l'aftercare, e da lì torniamo alla necessità anche di un aperto dialogo tra le persone che partecipano a questo tipo di sessioni e di attività. Per cui, insomma, è bello parlare anche tanto del lato umano del dom, perché troppo spesso è sminuito ed è un gravissimo errore e un terribile peccato, perché sono persone molto belle con tantissimo da dare, per cui è un po' un peccato spremerli e poi lasciarli lì e dire la prossima volta mi raccomando la stessa roba e non permetterti di avere un momento di fragilità, perché non è così, sì, che funziona, insomma, no, li distruggi, li distruggi. Anche il dom ha bisogno di rassicurazioni, ha bisogno di sapere che sta andando bene, che ha fatto bene. Che ha fatto bene, sì. Cioè, uno si mette in discussione che è sempre sicuro di sé, convinto di essere perfetto, a me fa paura. Detta papale papale, lo trovo un atteggiamento che è molto rischioso. Ho una domanda particolare per Mary che riguarda la letteratura e le pratiche BDSM, quindi torniamo un attimo nell'argomento principale e non dove è contaminato con la realtà. E parliamo invece di un argomento che mi sta a cuore, un po' perché ne stiamo facendo una e un po' perché so che lei è una grande esperta, parliamo di Omegaverse, ok? Le Omegaverse come genere letterario e tu anche come autrice molto valida di Omegaverse. Secondo te come mai c'è così tanto uso del BDSM all'interno di questo tipo di fiction? Beh, perché i presupposti comunque incitano già a un tipo di relazione del genere. Non è proprio BDSM, però comunque c'è la parte che tende a essere dominante e quella che tende a essere sottomessa. Quindi, considerando già il punto di partenza così, è abbastanza normale che magari ci si rivolga spesso verso una relazione di BDSM vera e propria. Io tenderei a distinguere un po' le cose, nel senso che magari nell'Omegaverse ci sono pratiche di BDSM, però la relazione resta comunque prettamente Omegaverse, dove quindi la dominazione e la sottomissione è più dovuto a un fattore biologico dell'essere alfa o essere omega, piuttosto che alla questione dom e sub. L'atteggiamento poi e i ruoli dom e sub sono una conseguenza, per quel che mi riguarda, della biologia. Sono curiosa, dimmi un po', togliami un po' una curiosità, ti piace di più di scrivere di BDSM fuori dall'omegaverso o dentro l'omegaverso? In realtà nell'Omegaverse non metto tantissimo di BDSM. Il BDSM lo tengo per lo più staccato e fuori, tranne magari con Shih Tzu, dove immagino esploreremo la cosa. Con Shih Tzu esploreremo molto in lungo e in largo il BDSM in tutti i libri che faremo riguardo l'argomento, perché io e Zell siamo molto legati comunque al BDSM e ci piace l'Omegaverse, per cui ovviamente vogliamo mettere entrambi gli argomenti in modo molto approfondito all'interno dei libri, e tu ovviamente sarai la nostra voce nel farlo. Sono prontissima. Davide, appena scoperto l'Omegaverse, liete di averti fatto scoprire una cosa nuova e kinky. Davide, voglio leggere, mi consigliate un libro per introdurmi? Io ti consiglio, leggi, intanto dobbiamo sapere se leggi MF o MM, perché ovviamente c'è differenza tra i titoli che possiamo consigliarti. Per cui toglici questa curiosità e poi sono sicura che il mio pubblico, il nostro pubblico qui, ti saprà dare un sacco di ottimi consigli e il nome di Mary salterà fuori. Sicuramente. Ho come l'idea che Davide potrà dire la safe word nel momento in cui scoprirà l'empreg.
Sì, puoi usare la safe word, noi ti coccoleremo, Davide, te lo prometto, andrà tutto bene, ti porteremo per mano in questo mondo oscuro, nelle fantasie molto femminili dell'empreg. Ah, Laura la pensa come me. Sì, perché nell'Omegaverso alla fine c'è un tipo diverso di dominazione e sottomissione, è proprio più istintivo e meno relazione con lo scambio di potere consapevole che c'è nel BDSM, ad esempio. Davide è mio fratellino panna, per cui gli va bene tutto quanto. Allora, dal punto di vista MM, so una marea di titoli, ovviamente, tra cui anch'io ti consiglio Dietro una porta chiusa di Mary Durante, appunto. Dal punto di vista MF, ammetto di non aver mai letto niente di Omegaverse. C'è qualcuno che può consigliare qualcosa a Davide? Io citerei davvero molto che ci fosse almeno un titolo significativo. Fatemi sapere se qualcuno può aiutarci, o voi ragazze se sapete qualche titolo. È un genere prettamente MM alla fine. Sì, quello è vero, infatti non mi viene in mente sinceramente niente di MM. Ma neanche i racconti scritti dai fandom, sul serio non c'è niente neanche nelle fanbase? No, c'è di sicuro qualcosa, perché mi ricordo che un'autrice di Omegaverse FM ha fatto causa dicendo che l'Omegaverse l'aveva inventato lei. Vabbè. Questa è una cosa divertentissima. Rispolveriamo. Comunque vedi, anche Laura dice Dietro una porta chiusa la serie Fallen Alphas di Mary Durante. Siamo il western, The Devil, e qui ci sono anche ospiti e in chat Daniela Barisone, che è scrittrice insieme a Jules Vernet, per cui insomma di materiale soprattutto nelle... ma anche le ribelli di Orgoglio e Pregiudizio, esatto, a me è piaciuto Pride molto. È vero, Pride and Knots, anche sempre del Lux Lab, di cui ti consigliamo i libri. Sono una piccola casa indipendente di creatrici che si sono messe insieme le loro forze creative e producono una marea di libri di ottima qualità. Io ho avuto il piacere di avere Daniela come compagna di avventura per Samsara e niente, ovviamente ci tengo sempre a poterle dare il giusto spazio che merita dopo tanti anni di collaborazione. Sono scrittrici tutte quante estremamente valide, per cui ecco, segnati il Lux Lab. E Daniela e Jules hanno anche una serie in cui stanno introducendo il BDSM e lo stanno introducendo in maniera sensata e fatta bene. Quindi la serie di Just Beat It. È vero, la serie di Just Beat It, è vero, è vero. Sì, e Taylor è un'altra autrice che scrive molto bene il BDSM e che riesce a scrivere sia BDSM che Slavery, e però si vede la differenza tra le due. Sì, Taylor io ho letto i suoi Slavery, per esempio, ho letto qualche libro e mi sono piaciuti molto, per cui ecco, anche di Taylor io consiglio i libri. A me è piaciuta la serie dei Master, Master and Slaves, li trovate tranquillamente su Amazon. E se Taylor tu hai un link migliore da dare, mettilo pure in chat e condividi. Non ho letto ancora la sua serie BDSM, ma gli Slavery mi sono piaciuti molto. Ovviamente leggeteli in quanto Slavery, per cui non cercate il consenso e non iniziate a dire no, ma cos'è sta roba, perché vi abbiamo già spiegato esattamente di che cosa stiamo parlando. Slavery non ha il consenso, ok? BDSM ha il consenso. Taylor scrive di entrambi, per cui cercate i suoi libri, leggetela e datele delle recensioni, perché è molto molto brava. Oh, ci sono tantissimi commenti. Allora, sapevo che nasce dall'MM l'Omegaverse, ragazze, ma mi sembrava strano che non ci fossero libri pubblicati o neppure nei fandom. Voi che ci siete, ci sono tante scrittrici e lettrici di fandom qui, pensavo aveste qualcosa da consigliare. Partivo proprio con i migliori presupposti. Sì, anche l'Omegaverse alla fine è nato, come diceva Dani, in un kink meme di Supernatural, proprio con la particolarità dell'empreg. Quindi, basandosi molto su questo trope, alla fine sì, Chiara, è vero, però mi sa che proprio l'Omegaverse come universo a sé si riconduce a quel primo trope nel King Meme di Supernatural, che è ancora nel 2006, 2008, non lo so. Che comunque quando poi ha cominciato a nascere l'universo e essere riconosciuto come Omegaverse. E effettivamente il 90% penso della produzione deve essere MM. Sì, sicuramente c'è qualche MF in giro, però è nato come MM di base. E quindi... Allora, Davide, facciamo così: tu vai in deep esplorazione, ok? Io ti aspetto qui a una delle prossime live, passi qui sulla pagina e mi scrivi anche. In una live a cavolo di cane, tu entri dentro e mi scrivi se hai trovato qualcosa che ti piace nei commenti, e io saprò.
perché ho lunga memoria. Ok, tra l'altro dice qui trilogia della Bella Addormentata della Rise che di slavery pura ma è spacciata per BDSM. Io non amo quando lo slavery viene spacciato per no, no assolutamente. Io scrivo e leggo di slavery, però voglio, quando leggo di slavery, voglio che sia uno slavery, non uno slavery spacciato per BDSM. Ma infatti no. Sì, anche perché il rischio è che si crei disinformazione, è sempre quello il punto, come è successo per 50 sfumature di grigio, che pur lanciando il BDSM nel mercato comunque ha creato tanta disinformazione, allo stesso modo spacciare uno slavery per BDSM crea tanta disinformazione verso le persone che non conoscono la differenza fra le due cose. La catalogazione è fatta male, tradimento sempre, sì, perché ovviamente porti il lettore in dei territori dove probabilmente non vuole andare. Ovviamente se cerco il BDSM cerco quello, se cerco lo slavery, e lo stesso se tu mi spacci il BDSM per slavery, perché se io voglio gli schiavi, dammi gli schiavi, voglio dire, sto leggendo una fantasia, non devo giustificare a te cosa sto leggendo. Io leggo un sacco di libri sui serial killer, non devo giustificare con nessuno se leggo di gente squartata, voglio dire, forza e coraggio. È che questa cosa si può sempre fare con la violenza, che è più accettata, mentre invece col sesso c'è molto più tabù. Ma a me piace leggere di roba violenta, che sia nel sesso oppure che sia effettivamente con delle persone che squartano. Se a me piace leggere sta roba, mi piace e basta. Per cui appunto è un po' sempre un peccato che ci sia questo problema, che il sesso ha un tabù molto 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 forte, pieno di vergogna, che è un po' un peccato, insomma. È un po' un peccato, però comunque negli ultimi anni secondo me si sta sdoganando un po'. Non so, ho questa sensazione che, o almeno, magari è un'impressione mia da quando sono entrata nel romance, però si sta aprendo sempre di più, vuoi per l'omegaverso, per il BDSM, comunque piano piano si affrontano sempre più argomenti ed è una bella cosa, secondo me. Sì, poco a poco. Sì, sì, anche sì, con un po' di pazienza. Sono perfettamente d'accordo che il trend è di apertura, c'è. C'è anche grazie a incontri come questo, cioè è inutile che pettiniamo le bambole, cioè comunque c'è grazie anche al fatto che le persone hanno alzato la voce, hanno detto sono stanco di vergognarmi di quello che mi piace, che è un po' quello che dovrebbe essere, per cui cerchiamo nel nostro piccolo tutti quanti, come facciamo noi qui in questo ambiente, di portare avanti questo tipo di pensiero libero sulla possibilità del creare e del divertirsi creando, del non giudicare a priori perché qualcosa non la conosciamo e quindi potenzialmente ci fa paura, perché ci rende molto limitati sia come lettori che come creativi fare questo. Per cui non fatelo, prima leggete, analizzatevi, fatevi un'idea vostra e poi venite qui su Facebook a leggere i pareri degli altri, ma prima ragionate sempre con la vostra testa. Infatti, ma guarda, nella mia esperienza il 90% di persone che hanno denigrato il BDSM, sia in real life sia a livello di letteratura, scrittura, così, erano persone che non sapevano di cosa si trattasse. Cioè, regolarmente la gente non conosce qualcosa, lo giudica male, e invece di informarsi prima di giudicare qualcosa o di farsi gli affari suoi, ha voluto dire la sua, prendendo magari come idea o quello che si vede in televisione o un film porno che ha visto a casa del cugino o 50 sfumature, e si è sentito in dovere di sputare su tutto il genere letterario e su chi lo pratica anche. Mi piace il commento di Laura, perché è molto vero. Dice: ma se al lavoro scoprono che ti piace farti frustare o che ami stare in ginocchio accanto alla tua dom mentre lei guarda la TV, ti prendono per malata mentale, per non parlare di coloro a cui piace dare e ricevere dolore. E questa è una grande verità. E perché? Perché ovviamente ci sono dei tabù che sono ancora molto forti. Ok, perché quello che riguarda la mia sfera sessuale come persona non ha niente a che fare con la mia persona professionista qui in questo momento che sta parlando con voi. Sono due persone ben separate, Manuela Soriani nel suo ambito sessuale e Manuela Soriani, presidente di OU e creatrice, ok? Sono due cose completamente diverse, lo stesso vale per Mary, lo stesso vale ovviamente anche per Valentina. Ovviamente bisogna imparare a differenziare, per imparare a farlo bisogna cominciare a parlarne, per cui bisogna che un tot di persone forti che possono permettersi di farlo, io posso permettermi di farlo, perché non ho un lavoro in cui mi licenziano, perché sono io il capo di me stessa, ovviamente posso alzare la voce e dire questa roba qui è normale, se avete dei problemi
affari vostri, ma sappiate che c'è tutto un enorme sottobosco di persone che la pensano come me, per cui è importante, secondo me, che chi può farlo, esempio io appunto, alzi la voce e parli apertamente, senza vergogna, mettendoci la faccia e il nome di quello che effettivamente si può ed è ovvio e giusto anche voler provare e fare. È vero, dovremmo farlo tutti quanti, chi può, per tutelare le persone che non possono farlo e che quindi vivono nascosti, perché ovviamente vivere nell'armadio non è bello per niente e nessuno. No, quello è vero, assolutamente. È vero. Chi ha la possibilità di farlo deve parlare di queste cose, perché bisogna creare informazione, bisogna istruire le persone, perché come avevo già accennato, ne parlavamo ieri se non sbaglio, e purtroppo chi non conosce associa BDSM a una sorta di deviazione mentale, un problema mentale, quando in realtà non è assolutamente vero, si tratta semplicemente di ciò che piace a una persona. E quando ciò che piace a una persona esula dalla normalità, spesso viene etichettato come un problema, ecco. Anche perché poi è brutto quando una persona, anche nel suo intimo, con il proprio partner o i propri partner, prova quel senso di vergogna nell'esprimere le cose che ama e gli piacciono. Cioè è un peccato, è una sofferenza e non bisognerebbe viverla così. Cioè bisognerebbe vivere la propria intimità, e per intimità intendo anche tutta la sfera romantica, e attenzione, non soltanto la sessuale, mi raccomando, poter vivere la propria persona e intimità nel modo più libero e cosciente possibile. Per cui, insomma. Sì, bisognerebbe essere in grado di farlo. Purtroppo, però, è ancora molto stigmatizzato dalla società, secondo me. Quindi bisogna lavorarci su, bisogna parlarne, bisogna informare le persone, sicuramente. È proprio così, è proprio così. Sto leggendo un po' i commenti. No, chi dice, ho trovato degli Omegaverse FF Sci-Fi, ma in inglese, sembrano ben recensiti, interessano. Ma tu metti il link, Nakia, certo, perché no? Scusami, diamo la possibilità ai lettori di leggere e farsi un'idea. Abbiamo parlato bene dell'argomento, quindi adesso anche chi non lo era è preparatissimo e sa che cosa può aspettarsi e non farsi più fregare. Ah, ecco, è vero, parlo appunto, mio marito dice, possiamo spezzare una lancia a favore dei nostri colleghi a scuola, che sanno benissimo che io e Manuela facciamo anche prodotti non adatti ai ragazzi, ma sanno che in classe non mostreremo mai nulla di non appropriato. Io e Mattia facciamo gli insegnanti e ovviamente vedete che io sto parlando di queste cose senza paura che un domani la scuola per cui lavoro mi licenzi. Okay? È una bella cosa. È una bella cosa, veramente. Lavoriamo con dei colleghi, un organico estremamente capace. Vi ricordo che le live che sto facendo in questo momento vengono rescerate sul mio profilo personale e quindi c'è la mia faccia lì con tutti i miei lavori, e anche effettivamente alcuni dei miei ragazzi mi sentono parlare di questi argomenti, perché comunque fanno parte delle curiosità e delle sfere normali di un ragazzino, un ragazzo che vuole scoprire roba, una ragazza che vuole scoprire roba, è normale che ne voglia sentir parlare, meglio che ne senta parlare da delle persone che sanno di cosa stanno parlando e non provano vergogna, che andare a cercare roba fosca e non sai nemmeno che cavolo vanno a leggere, voglio dire. E la curiosità è insita nei ragazzi giovani, sarebbe molto strano e orribile il contrario, perché cresceremo in una società dove manca la curiosità e la voglia di imparare, è aberrante come idea, e già voglio dire, la nostra società e l'Italia avrebbe tanto da imparare da questo punto di vista, voglio dire, forza e coraggio. Ecco, sì, anche Raffaella tira fuori un altro topic molto importante e interessante, lo stesso problema nelle relazioni omosessuali tra chi è attivo e passivo, come se il passivo valesse di meno o fosse debole, anche questo è sbagliatissimo, cioè no. Quello no. Sì, che quello passivo viene visualizzato come la femminuccia della coppia, no? Si va sempre a parlare di quello alla fine. Sì, è vero, quello sì. Vedete, Erika è una delle mie allieve, lei segue quasi tutte le nostre live, adesso non insegniamo più, lei è grande, ha praticamente finito, per cui comunque è bello che ci sia un certo tipo di dialogo, soprattutto con delle persone consapevoli che non dicono cose a caso o vanno a rendere più kinky e intrigante di come dovrebbe essere l'argomento per incuriosire e vendere. Non è quello che sto facendo qui, non è quello che mi interessa fare qui, voglio dire, non c'è nessuno che mi sta pagando per fare marchette, per cui
detta come va detta. Caro pubblico, amatissimo pubblico, c'è qualcos'altro che ci volete chiedere o secondo voi abbiamo affrontato in maniera abbastanza approfondita l'argomento? Perché secondo me siamo riusciti a farlo piuttosto bene. Chiedo lo stesso alle mie due ospiti. Mary, c'è qualcos'altro di cui desideri parlare o che vuoi comunicare al pubblico? Mi sembra che abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti che avevamo in scaletta. Sì, anche perché molti sono arrivati proprio dai commenti. Esatto. Poi vabbè, di BDSM io ne parlerei sempre, soprattutto con persone che ne sanno o che comunque sono interessate e amano leggerlo, amano praticarlo e tutto. È sempre una bella condivisione. Però mi sembra che comunque abbiamo parlato di parecchie cose. Valentina, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? Anche tu ti senti pienamente soddisfatta di come è venuta la live? No, direi che abbiamo toccato tutti gli argomenti, sicuramente. Sei divertita? Sì, era la prima. Sì, era la prima. All'inizio ero molto in ansia, devo dire, però dopo dai, mi sono tranquillizzata. Allora, dovete capire che quando si parla col pubblico alle prime live hai la lingua che ti si appiccica al palato tipo colla, tipo le manine che c'erano nelle patatine, non la stacchi più, capito? Così che funziona. Dovete capire, serve grande coraggio per mettersi qui a parlare con voi, per cui grazie mille Valentina per aver provato e anche per esserti divertita. No, anzi grazie, veramente grazie, è stato veramente un onore per me. Vedo che Nakia dice, rimarcherei il concetto di aftercare. Ho perso una parola legato. Qui, legato. Ad YouTube e i drop. Ok, quindi ricordiamo che l'aftercare è una parte molto importante che viene fatta dopo una sessione in cui le persone che hanno partecipato a questa sessione si confrontano e si coccolano parlando di quello che è stata la loro esperienza o di come si sentono, per cui effettivamente creano un guscio sicuro in cui recuperare loro stessi dopo essersi aperti così tanto. Ricordiamo che il sub drop o il dom drop sono quando le persone che fanno questo tipo di attività effettivamente si sentono molto svuotate. In particolar modo abbiamo parlato del dom drop, quando dopo aver dato così tanto il dom si sente completamente svuotato e privo di forze e ha bisogno anche lui di un attimo, o lei ha bisogno hanno bisogno di un attimo per recuperare loro stessi e il loro equilibrio dopo aver donato così tanto ai loro o al loro partner. Sì, poi è bello anche come può variare l'aftercare. Beh, non è che ci sia il decalogo del perfetto aftercare che va bene così e deve essere così per tutti. C'è chi ha bisogno di parlarne tanto, chi magari ha bisogno di un po' di tempo per sé, chi vuole coperta, barretta di cioccolato, coccole, magari chi ha anche bisogno di non parlare. Ecco, perché può anche esserci quello. Davide ci ringrazia, vi voglio ringraziare per aver parlato di BDSM in maniera così serena e chiara, un abbraccio, renderlo parte della società è un lungo lavoro, se io avessi saputo che c'era un dom presente che avrebbe voluto magari avere il piacere di parlare ti avrei invitato in live. Davide, è stato un peccato non averlo saputo, spero che terrai contatti con noi perché magari si possono presentare altre occasioni per effettivamente parlare di altri argomenti che magari ti possono interessare o riguardarti. Io cerco sempre nuove persone con cui parlare durante queste live proprio perché uno degli scopi della nostra associazione culturale è aprire più menti possibili, parlare sempre di più di tutto quello che riguarda la sfera della creatività e della libertà individuale dei creatori e degli artisti. Vedo che c'è una domanda di Raffaella che chiede, domandina io, ci sono aspetti del BDSM che piacciono a qualcuno ad altri no? Sono curiosa dei vostri no. Io l'umiliazione, che infatti non sempre è presente e molti lo sanno, posso partire io con la mia, a me piace molto il controllo e tutto l'aspetto del controllo, non sopporto il dolore in nessun modo, proprio no, per me è un big no no, sono ipersensibile al dolore e mi fa proprio male l'idea sia di infliggerlo che di subirlo, per cui per me è quello per esempio. Mary? Allora, per me sono cose diverse tra real life e leggere. Diciamo che in certe cose mi piace molto leggere di certi temi, però non di provarlo. Personalmente non mi piace il dolore, né subirlo né infliggerlo, però ne leggo volentieri finché non è qualcosa di estremo. Non mi piace né leggere né subire o infliggere degradazione e umiliazione. Può piacermi il dirty talking, perché sì, lo trovo molto sexy in entrambi i casi, se fatto bene. Però l'umiliazione e la degradazione proprio no. E poi va bene, pratiche troppo estreme.
E non mi piace a livello proprio di letture la condivisione, ad esempio condividere il sub con qualcun altro o avere appunto più rapporti. Sono molto monogama nelle mie letture, quindi sì, non sono nelle mie corde magari le cose a tre o di più. Vale? Più o meno sono d'accordo con voi. La mia soglia di dolore è sotto le mie scarpe, più o meno, quindi sicuramente a me il dolore non piacerebbe. E anche a me, come diceva Mary, come diceva anche Rafa, l'umiliazione non piace. Anche se di tendenza sarei in realtà sub, almeno per come sono fatta io. Per come ti senti, ok? Sì, sicuramente sì. C'è questo commento di Laura che mi interessa molto e poi vorrei chiederti un favore, Laura, spero che tu sia ancora qui. Dice che aggiungo che esistono forum seri sul BDSM, esistono libri che ne parlano in maniera chiara, inoltre esistono corsi di legature ed è bene seguirli prima di buttarsi. Ti chiedo, Laura, se per favore mi mandi una serie di link significativi qui nei commenti della live, perché mi piacerebbe poi integrarli nella descrizione del video caricato su YouTube. Perché mi piacerebbe che la gente vedesse questa live e poi potesse andare a cercare del materiale serio sull'argomento. Per cui se hai dei link significativi che possono essere utili per chi ci ha ascoltato e per chi ci recupera poi in un secondo momento, sarebbe davvero molto prezioso per noi, ci aiuterebbe a rendere più completo questa visione che abbiamo avuto del mondo BDSM, questa carrellata, diciamo, che abbiamo avuto. Per cui se mi fai questo favore, ti ringrazio moltissimo. Io, ragazze, Non so direi se che ci sono. sia, ah, scusa, Sì? era No, solo vai per pure. chiedere, c'è Ambra nei commenti, so che lei conosce un rope master e dei corsi proprio di shibari e di bondage. Quindi, non so, magari poteva avere anche lei dei link di interesse. Per favore, sì, mettetemi, grazie mille. Ecco, vedo che anche Davide sta integrando. In questo modo io poi chiederò alla mia collega Michela Da Sacco, che è lei che è gentilissima e si occupa di caricare sul nostro canale YouTube le nostre live. Vi rimetto il link così andate a metterci la campanellina se vi va, ve lo metto qui, o come vedete sono io che sto tarabascando in console, ok? Quindi ecco, se mi mettete qui il link, poi Michela gentilmente metterà in ordine cronologico i commenti e andrà a pescare i link utili per tutti quanti. Qualcos'altro o possiamo andare in chiusura? No, stavo pensando perché Davide diceva dello shibari, è una cosa che a me intriga tantissimo, però non ne ho mai scritto e non voglio scriverne proprio perché non lo conosco bene, quindi non vorrei mai fare errori. Però secondo me è una pratica molto, molto interessante. Sì, vedo che ci sono diversi commenti. Sì, dopo andrò anch'io a vedere il tuo profilo, Davide, per vedere tutto quanto, insomma, quello che c'è riguardante allo Shibari. Ed è effettivamente molto interessante anche quello, non ne abbiamo parlato. Purtroppo affrontare tutti quanti gli argomenti è molto molto complesso, servirebbero molte ore. E abbiamo già fatto una live di 1 ora e mezza comunque, per cui Sì, è vero. insomma. Abbiamo fatto comunque del nostro meglio per dare una spolverata anche a chi appunto ci recupera in un secondo momento e che magari non sa davvero niente del genere di cui stiamo parlando, che è una cosa che tra le persone che ci seguono su O Edizioni per i fumetti che pubblichiamo, effettivamente è possibile che non sappiano niente del genere perché non abbiamo mai fatto prodotti BDSM, per cui ovviamente è una cosa nuova per loro. Guarda, ci fanno un sacco di complimenti, noi vi amiamo tutti e vi portiamo tutti a casa se continuate a fare così, capito? Cioè. Grazie, Rafa. Sì, infatti lo scivare Infatti, l'argomento immaginavo. della live. Magari ne faremo una, Davide, se vuoi, potremo parlare con te ospite di scivare, dammi tempo di informarmi, guardare un po' di robetta, perché ovviamente cerco di fare delle live con un minimo di preparazione e non è sempre semplice con tutte le ore lavorative che ci sono, ma perché no? Sentiamoci, scriviamoci, A me fammi sapere. interesserebbe. Molto bello, sì, Non me ne molto. intendo molto, al di fuori della mia competenza la seguirei più che volentieri una live che ne parla. Io
non ne so assolutamente niente, per cui sarei proprio, dovrei leggermi qualcosa e poi fare appunto un po' di preparazione con Davide e poi parlarne, ma perché no? Anche a me sembra un argomento molto interessante, se ne vede tanto, se ne discute poco, viene utilizzato moltissimo dagli artisti per fare delle cose visive estremamente interessanti, almeno che si capisca perché e come dovrebbe essere usato, perché tanti prendono le foto, le copiano, ma magari non ne sanno un granché, ok? Sì, anche perché c'è sempre il fattore di rischio, se non lo si sa fare, insomma, bisogna saperlo fare per praticarlo, sì. Quindi bisogna stare molto attenti, non è che si può prendere una corda e legare qualcuno aspettandosi di, no, perché o i rischi appenderlo. Sono tanti poi. Sì, o appenderlo, voglio esatto, dire. Esatto, sì. E gli rompi un braccio o peggio. O lo soffochi ancora. Sì, no, okay. Peggio, per cui fammi sapere, Davide, anche in messaggio privato, se puoi essere interessato a fare qualcosa del genere qui sulla nostra pagina. Io andrei in chiusura, perché comincio ad essere un po' stanca, immagino anche voi, ringrazio intanto tutto quanto il pubblico che è stato, siete stati meravigliosi, una delle live più vive che abbiamo avuto qui sulla pagina, vi ringrazio per tutti i commenti, per aver seguito tutto quanto, per essere stati così interattivi ed appassionati, sono contenta per le persone nuove che ho visto qui in live e non c'erano mai state, per cui grazie mille. Vi ricordo un paio di informazioni di servizio riguardo alla nostra associazione culturale. Tra 2 settimane avrò il piacere di intervistare il fumettista e anche editore Diego Bonesso di Remmer Comics. È un uomo simpaticissimo e bellissimo, lasciatemelo dire, che sarà mio ospite e sto preparando un'intervista per lui. Per cui ecco, se il 19 febbraio volete venire qui in pagina alle 18, è sempre un venerdì, ci saremo io e Diego. È una persona molto simpatica e divertente, se anche non sapete chi è una ragione in più per venire qui e conoscerlo, per cui insomma non siate timidi. Ricordo che la nostra associazione culturale ha aperto il tesseramento, lasciatemi mettere il banner, per cui se siete interessati a far parte della nostra piccola famiglia, mandateci una mail a owe.edizioni@gmail.com, vedete che sta passando qui sotto il bannerino. Io sono Manuela Soriani, presidente di OU Edizioni, ho avuto come ospiti Mary Durante e Vibi Morgan. Abbiamo parlato di BDSM e letteratura in particolare. Vi ricordo di andare a leggere tutti quanti i link che vi lasciamo qui nella descrizione, soprattutto se ci state seguendo sul canale YouTube. Per cui tutto quello di cui avete bisogno è già raccolto qui oppure sulla nostra pagina Facebook, nella sezione video trovate tutto quanto il nostro archivio. Io vi ringrazio ancora, ringrazio le mie ospiti per la meravigliosa partecipazione e voi del pubblico per tutto l'affetto con cui ci ricoprite ogni volta. Grazie a te e a tutti quelli che hanno partecipato. È stato un piacere, veramente. Un grande piacere, davvero, grazie. Grazie a tutti e ci vediamo allora il 19 febbraio. Un bacio a tutti. Ciao. Ciao.